Da quando alcuni tra i migliori uomini dell'epoca, luminari della scienza dai nomi immortali, mi dissero che sono dotato di una mente fuori dal comune, ho completamente rivolto le mie facoltà mentali alla risoluzione di problemi fondamentali, incurante del sacrificio. Per diversi anni ho cercato di trovare risposta al mistero della morte. E ho atteso ansiosamente qualsiasi tipo di indicazione spirituale, ma in tutta la mia vita solo una volta ho vissuto un'esperienza che per un momento mi ha turbato, come se fosse qualcosa di soprannaturale. Accadde la morte di mia madre, ero stremato dal dolore e dalla lunga veglia, e una notte dovetti recarmi in un edificio a circa 2 isolati da casa. Mentre ero lì inerme, pensai che se mia madre fosse morta quando non le ero a fianco, mi avrebbe sicuramente mandato un segno. 2 o 3 mesi prima mi trovavo a Londra in compagnia di un mio compianto amico, Sir William Crookes, quando si cominciò a discutere di spiritismo, e io fui totalmente coinvolto da quelle riflessioni. Potrei non aver prestato attenzione agli altri, ma fui sensibile alle argomentazioni del mio amico, visto che fu il suo lavoro epocale sulla materia radiante che avevo letto da studente e che mi fece intraprendere una carriera imperniata sui fenomeni dell'elettricità. Comunque, la notte in cui dovetti allontanarmi da mia madre, pensai che le condizioni per uno sguardo verso l'ignoto erano davvero molto favorevoli, poiché mia madre era una donna geniale e particolarmente intuitiva. Per tutta la notte ogni fibra del mio cervello era in tensione per l'attesa, ma non successe nulla fino alla mattina presto. Quando mi addormentai, o forse svenni, e vidi una nuvola che sosteneva delle figure angeliche di straordinaria bellezza. Una di queste mi guardò amorevolmente e a poco assunse le sembianze di mia madre. L'apparizione fluttuò lentamente nella stanza e poi svanì, e io fui risvegliato da una melodia a più voci di una dolcezza indescrivibile. In quel preciso istante mi assalì una certezza che non è possibile esprimere a parole e che mi rivelava che mia madre era appena morta. Ed era vero. Non fui in grado di cogliere il terribile peso della dolorosa consapevolezza cui giunsi in anticipo. Così scrissi una lettera a Sir William Crookes, mentre mi trovavo ancora sotto l'effetto di quelle sensazioni e in deboli condizioni fisiche. Quando mi ripresi, cercai a lungo la causa esterna di questa strana rivelazione e con mio grande sollievo, dopo diversi mesi di vani sforzi, vi riuscii. Avevo visto il quadro di un famoso pittore che doveva avermi decisamente colpito e che rappresentava allegoricamente una delle 4 stagioni, ritraendo una nuvola con un gruppo di angeli che in effetti parevano fluttuare nell'aria. Era proprio ciò che mi apparve in sogno, a parte la somiglianza con mia madre. La musica proveniva invece dal coro della chiesa vicina, durante la messa della mattina di Pasqua, il che spiegava tutto in modo soddisfacente ed in conformità con i dettami scientifici. Non sono riuscito a ottenere alcuna evidenza a supporto della disputa tra psicologi e spiritisti, ma ho dimostrato con mia grande soddisfazione l'automatismo della vita sulla base non soltanto di ripetute osservazioni sulle azioni dell'uomo, ma anche
in modo più definitivo di fondate generalizzazioni. Queste ultime fanno capo a un'invenzione che considero il livello più alto della società umana e sulla quale mi soffermerò brevemente. Ho avuto il primo sentore di questa verità sorprendente quando ero ancora molto giovane, ma per diversi anni ho interpretato quello che notavo solo come una coincidenza. In pratica, ogni volta che io o una persona a cui ero legato o una causa a cui mi ero dedicato venivano attaccati in una qualche maniera che potrebbe generalmente essere meglio identificata come la più ingiusta immaginabile, sentivo un dolore singolare e indefinibile che, in mancanza di un termine migliore, ho qualificato come cosmico. Di lì a poco, immancabilmente, coloro che ne erano stati la causa finivano male. Dopo una serie di casi del genere, mi confidai con un gruppo di amici che ebbero l'opportunità di convincersi della veridicità della teoria che gradualmente concepii e che potrei enunciare in questo modo. I nostri corpi hanno tutti una struttura simile e sono soggetti agli stessi influssi esterni. È ciò che emerge dalla somiglianza delle loro reazioni e dalla concordanza delle attività generali su cui si basano tutte le nostre leggi, regole sociali o di altro genere. Siamo automi totalmente controllati dalle forze dell'etere, sballottolati come tappi di sughero sulla superficie dell'acqua, e confondiamo il libero arbitrio con la risultante degli impulsi esterni. I movimenti e le altre azioni che compiamo sono sempre in funzione della conservazione della vita, e per quanto sembriamo abbastanza indipendenti gli uni dagli altri, siamo connessi da linee invisibili. Finché l'organismo è in perfetto stato, risponde correttamente alle sollecitazioni, ma dal momento che in un individuo qualsiasi sopraggiunge qualche complicanza, la sua forza autoconservativa è compromessa. Ognuno comprende naturalmente che se si diventa sordi si indebolisce la vista, o se ci si pregiudica gli arti, le speranze di vita si riducono. Ma questo vale anche, forse ancora di più, per certi difetti cerebrali che privano in qualche modo l'automa di quella qualità vitale e che quindi lo trascinano alla distruzione. Un individuo molto sensibile e attento, con il suo meccanismo altamente sviluppato, in perfetto stato, e che quindi agisce in modo corretto quando risponde alle mutevoli condizioni ambientali, è dotato di un senso meccanico superiore che lo rende capace di evitare pericoli troppo impercettibili per essere individuati facilmente. Quando entra in contatto con altri esseri i cui organi di controllo sono decisamente compromessi, quel senso si attiva e l'individuo avverte il dolore cosmico. Tale verità è stata confermata in un centinaio di esempi e invito altri studiosi della natura a rivolgere l'attenzione all'argomento, essendo convinto che con un impegno combinato e sistematico verranno raggiunti risultati di incalcolabile valore per il mondo. Nikola Tesla.